presente quando impari da sola a farti il bucato o a cucinare qualcosa? Certo, quello di mamma sarà sempre meglio, però è bello sapere di aver guadagnato un certo grado di indipendenza, no? È con questo spirito che ho provato a fare delle bath bombs. Il procedimento in sé per farle occupa circa mezz'ora, però dopo devono stare ad asciugare per 2 giorni. Quindi io sono a questo punto, non le ho ancora tirate fuori dagli stampi, intanto ti faccio vedere come siamo arrivati qui. Questi sono tutti gli ingredienti che ti servono, te li metto dettagliati nel box solo perché ovviamente il cambio di unità di misura fa sì che siano delle cifre assurde. Gli ingredienti, quelli un po' più difficili da trovare, io li ho comprati tutti su Amazon. La prima cosa da fare è prendere tutti gli ingredienti secchi e mescolarli insieme in una ciotola, esattamente come se facessi un dolce. Visto che hanno tutti consistenze diverse, si è trattato di amalgamarli con attenzione e di distruggere un po' di grumetti, insomma, finché non fosse perfettamente uniforme. Poi ovviamente ho fatto la stessa cosa anche con gli ingredienti. Come si chiamano? Forse non umidi, magari liquidi. Quindi l'olio, l'acqua, l'estratto di vaniglia. Visto che la ricetta diceva 30/40 gocce di olio essenziale, io ne ho messe 35. Anche qui ho mescolato tutto bene, poi le istruzioni dicono di aggiungere gli ingredienti liquidi a quelli secchi qualche goccia per volta. E questo è l'unico passaggio di tutta la ricetta che ti ruba un po' di tempo, perché ovviamente ci metti un po' ad amalgamare il tutto. Lo scopo è arrivare alla fine a un composto che, se pressato, tenga la forma senza sbriciolarsi. Io sono arrivata a questo punto, mi sono ritenuta abbastanza soddisfatta e allora ho diviso il composto in 2 parti per colorarlo con il colorante alimentare di nero e di verde. Poi sempre su Amazon ho comprato questi stampi fatti apposta per fare delle ballistiche, sono di 2 dimensioni diverse, li ho unti con l'olio, come da ricetta, e poi ho iniziato a pigiarci dentro degli strati alternati ovviamente di nero e di verde. Ho riempito un po' di più ciascuna metà e poi quando sono state entrambe piene le ho pigiate una contro l'altra, togliendo via dal bordo l'eccesso. Ecco, io spero che funzioni. Non lo so ancora se ha funzionato. Di riempire gli stampi fatti apposta per le ballistiche, ho preso questo che nasce in realtà per pasticceria, cioè l'ho trovato in un negozio di cose per dolci, però ho pensato che, non lo so, dovesse funzionare, le farebbe di formine molto carine. E quindi ho pigiato il composto per le ballistiche anche qui dentro, proprio cercando di compattarlo al meglio. E poi, ripeto, si è trattato di aspettare 48 ore e passa. E si sa che la pazienza non è una delle mie virtù, eh. Quindi adesso siamo qui. Ti dirò che io ho già visto un problema, e cioè che i gusci si sono aperti. C'era scritto effettivamente nella ricetta che il composto si sarebbe espanso e francamente a questo punto non so se ci sia un modo per ricompattarle. Cioè non so se a questo punto avrò 8 semisfere, però insomma forse sarebbe già una vittoria. Senti, io provo a tirarne fuori uno. Chissà se questo sta insieme, proviamo una di queste. È inamovibile. No, guarda, sarebbe venuto bellissimo! Non so cosa ho sbagliato, però questa metà, porca miseria, era promettente. E se la sbattessi solo su un tagliere? Nope. Allora, far cadere il guscio funziona benissimo per estrarre la mezza ballistica. Qua erano venute anche un po' di righe. Battere il guscio solo aiuta, tipo uovo. Allora, secondo me l'errore cruciale è stato che avevo riempito troppo gli stampi. Perché, no, sarebbero venute bellissime. Questa si è sbriciolata molto sotto pressione. Adesso vediamo come siano venuti gli stampini, magari visto che il procedimento per estrarli è un po' meno violento, chissà, non vorrei illudermi però. Allora no, aspetta, sai, facciamo tipo frittata delicata. Hop. Cosa faccio? Dà loro fastidio un po' da sopra, forse sì. Il rumore che fanno è troppo polveroso. Ammazza che fail!
Vediamo se almeno fezzavano. Tirato una riga di lavanda. Saresti stata bellissima. Questa è proprio un'acqua color hocus pocus, eh. Non so come salvarla. Dunque, io sono certa che si possa fare. Questo primo esperimento. Cazzo, avevo una gran fiducia in questi stampini. Vabbè, adesso sai cosa? Ne faccio dei sali da bagno. Adesso la salviamo. Ho preso un contenitore a forma di teschio e anche qua proverò a fare un po' di strati. Perché è chiaro che non ci sono tutte le raffinatezze dei vari profumi diversi come nei prodotti di Lush, cioè io avevo solo quell'olio essenziale lì, quindi sa soltanto di lavanda, forse appena appena di vaniglia per via dell'estratto di vaniglia. Sei molto lontano da quello che avevo in mente, Yorick. Non c'è neanche il dubbio se essere o non essere una balistica. Basta con gli Amleto jokes. Dunque, credo di poter dire con un certo grado di sicurezza che questa craft è stata un fail. L'unica cosa che ho da mostrare per questi 2 giorni di fremente attesa sono 5 brutte metà e una oscena, chiamiamola intera. Vabbè, per fortuna ci sono tante sequenze in futuro in cui ritentare con le balistiche. Ho visto anche che ci sono tantissime ricette diverse sull'internet, però penso che forse sia meglio masterizzarne una piuttosto che incolpare la ricetta. Cioè, penso di aver sbagliato qualcosa io, non che sia sbagliata la ricetta. Quindi semmai di ritentare con la stessa. Fammi sapere se per caso tu hai già provato con successo a fare le balistiche. Io, ahimè, non posso dire lo stesso. Questo è ancora qua che ribolle, eh? Va, posso fare l'ultimo Shakespearean joke? Double, double, toil and trouble. Vez, mi dispiace, avevo davvero grandi speranze. Questa, secondo me, è la nostra più grande vittoria. Piccola, ma importante per me. E basta, Vez, ahimè, non mi resta che abbracciarti e se ti va, ci vediamo domani. Ciao.